Va bene, sono le 2:30, allora io direi di iniziare puntuali. Buongiorno a tutti, buongiorno. Io sono Giulia De Tomati, fondatrice di Invento Lab e sono qui insieme ai miei tre ospiti, Carlo Robiglio di Confindustria, Massimo Casullo, NVG, Andrea Grillenzoni, GARC. Quindi abbiamo l'opportunità oggi di stare quest'ora insieme e sentire appunto tanti punti di vista diversi rispetto ai nostri temi B Corp. Prima di iniziare vi do giusto due consigli, regole. Allora, potete, se volete, scrivere delle domande che poi faremo, potete fare a me e ai nostri ospiti, direttamente nella chat. Abbiamo Samira di Nativa che ci sta aiutando e selezionerà poi alcune delle domande da riproporre, appunto alla fine degli interventi. Quindi faremo una prima parte di dialogo tra di noi e dopodiché, verso la fine, pescheremo appunto alcune delle domande. Ci piacerebbe farle tutte, ma vediamo un attimo come siamo con i tempi. Quindi questo un po' è un po' la regola che vi volevo dare e questo è un pochino quindi il quadro della situazione. Adesso direi di incominciare perché il tema che abbiamo è sicuramente di ispirazione e potrà coinvolgervi veramente tanto, perché abbiamo l'onore di partecipare tutti a questo panel che si chiama Unlock Sustainable Business and Value. Quindi ci concentreremo tantissimo sul tema del valore. Il valore, vediamo che appunto è qualcosa che parte da noi prima di tutto come persone, si traduce poi nelle realtà, in cui operiamo, quindi nelle nostre aziende B Corp, e si espande poi all'esterno. Quindi partiremo proprio dalle storie di ispirazione nostre, personali, quindi cosa ci ha portato ad abbracciare i valori B Corp, per poi andare a capire come le nostre realtà possono effettivamente fare la differenza. Abbiamo un pubblico che sarà costituito per la maggior parte da imprenditori o persone legate al mondo dell'azienda, quindi sarà particolarmente interessante scambiare queste pratiche, tra l'altro anche a livello intersettoriale, perché abbiamo appunto aziende provenienti da ambiti molto diversi. Io inizio un po' proprio sciogliendo il ghiaccio, rompendo il ghiaccio e partendo un po' dalla mia storia personale, quindi di che cosa mi ha portato a occuparmi di B Corp. Io sono appunto fondatrice di Invento Lab e il mio background è principalmente legato all'ambiente. Io sono di formazione ingegnere ambientale e ho lavorato proprio sempre nell'ambiente, era proprio questa la mia passione. Ho lavorato appunto per diversi anni in ambito ambientale, in società di consulenza, all'università. E è stato proprio un po' un'insoddisfazione personale, unita anche a una circostanza esterna sfavorevole, perché non è stato rinnovato un contratto che avevo, che mi ha fatto mettere in gioco. E quindi ho iniziato a decidere di fondare un'associazione, in quel caso un'ONG, che si occupasse proprio di tutelare il suolo, la biodiversità e il paesaggio. Era questo un po' quello che volevo fare. Mentre lavoravo in questa ONG che avevo fondato insieme a altri amici, colleghi, che si chiama Venti Sostenibili, è tuttora attiva, ho scoperto proprio come il fare in qualche modo l'imprenditorialità mi facesse scoprire dei talenti che non pensavo di avere e come questo tema proprio dell'imprenditorialità potesse farmi agire in maniera efficace sul mondo esterno. Da qui è nata un po' l'ispirazione di fondare Invento Lab. Invento Lab come una B Corp, un'organizzazione che porta le metodologie imprenditoriali tra i giovani per fargli capire che effettivamente mettendosi in gioco in un progetto concreto possono avere un impatto molto forte. E le aziende in particolare che possono avere un impatto sulla realtà esterna possono partecipare, possono ispirare i giovani. Da qui nasce proprio tutto il percorso di Invento Lab con un aiuto ai giovani per comprendere meglio se stessi, i propri talenti e fargli capire che possono fare la differenza. E dall'altro lato metterli in contatto con delle realtà che sono di ispirazione. Io non immaginavo all'inizio della mia storia che in pochi anni questo percorso avrebbe coinvolto più di 12.000 giovani in tutta Italia, centinaia di scuole e una rete di aziende B Corp che sta credendo nel progetto. Quindi questa è un po' proprio la mia storia personale di condivisione dei valori. Il fatto di voler portare all'esterno il valore di cambiamento, di avere un impatto positivo sull'ambiente, sulla società e sul mondo, proprio a partire da prima un lavoro su me stessa. Quindi, a
Adesso però ci terrei proprio a chiedere anche ai nostri ospiti, che sono afferenti da tanti ambiti diversi, qual è stata proprio la loro storia personale di ispirazione che li ha poi condotti e li ha accompagnati e li ha fatti effettivamente creare un'azienda che è un'azienda B Corp. Io inizierei quindi dando il benvenuto a Carlo e facendogli appunto aprire le danze su questa sessione. Grazie Giulia, grazie a tutti voi per l'invito e soprattutto per potermi permettere di partecipare a questo importante evento e per raccontare anche la mia storia, che è molto simile per certi versi alla tua. Anch'io comincio con una grande passione, innanzitutto per i libri, per l'editoria, passione che mi fa optare per creare un'associazione con altri amici che portava avanti la cultura del territorio, l'attenzione al territorio. Io vivo a Novara, quindi la cultura del territorio piemontese e quant'altro, e poi avendo una laurea in giurisprudenza, ma non avendo assolutamente né probabilmente capacità né intenzione di diventare avvocato, a un certo punto la mia strada diventa l'editoria. Da lì fondo Interlinea, Gruppo Ebano e poi corro, perché io sono già attempato, quindi voglio essere sintetico, avendo poco tempo, nello sviluppo delle cose. Nel 2013 faccio il grande cambio, nel senso che dall'editoria classica, che tutt'oggi continuiamo a fare, passo all'editoria per la formazione, formazione professionale erogata attraverso piattaforme e-learning, formazione a distanza in senso lato. E questo è il business al quale ci stiamo dedicando, ma la grande passione è anche quella per la volontà di creare comunità, di dare attenzione al territorio, che nasce, come ho detto prima, appunto circa 30 anni fa, con l'attenzione al territorio novarese-piemontese, con la volontà di valorizzare la cultura di questi territori e le comunità. Da lì un'attenzione alla centralità della persona che ha fatto poi diventare il nostro lavoro, che è bellissimo, anche un lavoro di attenzione alla formazione, perché la formazione è la prima leva di crescita delle persone. Allora perché non impegnarci di più e cercare di essere in qualche modo proattivi ed elemento vivo e vitale della comunità? Per questo concepiamo il nostro lavoro come un valore aggiunto, non solo in termini economici e finanziari, ma in termini anche sociali. Crediamo molto nello sviluppo non solo della nostra comunità, ma del territorio, e io stesso sono impegnato da diversi anni anche nell'ambito della rappresentanza in Confindustria, perché ritengo che sia fondamentale dare un apporto, il proprio apporto per la crescita delle imprese. Crescita che deve essere innanzitutto di cultura di impresa, ma crescita che deve essere parimenti di responsabilità sociale. Cioè io credo tantissimo nel ruolo sociale dell'imprenditore. L'imprenditore come attore, non solamente attore economico e protagonista economico, ma attore sociale, perché ha la fortuna di poter creare innanzitutto posti di lavoro, perché ha la fortuna di poter declinare valore aggiunto sul territorio per la comunità di riferimento, per il proprio paese. Quindi io credo che in tutto ciò sia la bellezza della responsabilità sociale. Questo in breve è la mia storia. Grazie, bellissimo. Hai centrato proprio i temi, la comunità, il territorio e anche ovviamente il business, che è proprio poi il focus della nostra attività di tutti i giorni. Adesso chiamerei allora Massimo invece a condividere anche lui il suo background e la sua storia di ispirazione. Sì, grazie e anch'io ringrazio tutti gli intervenuti. E sì, la mia storia è diciamo una storia di uno studente che decide di laurearsi in economia e pensava di poter fare della propria vita lavorativa, la propria attività, il centro come l'insegnamento e quindi il professore. Questo era un po' il mio sogno. Oppure avevo anche un altro sogno che era quasi, diciamo, un sogno da ragazzino, un po' che cullano un po' tutti gli italiani, quindi allenare una squadra di calcio, perché comunque durante gli studi avevo avuto l'incarico di responsabile di una scuola calcio per bambini. E poi, come dire, le vie del lavoro ti portano alle volte, con i piedi per terra, e quindi ho sfruttato la mia laurea nell'ambito economico e finanziario. E ho lavorato nell'ambito, nell'area pratese, qui che è un territorio che, come dire, ha una sorta
di radici nella green economy, perché è l'area dove è nato forse il primo distretto green, perché comunque sia si parla di lana rigenerata già dagli anni 40, gli anni 50, quindi controller nell'ambito di aziende del territorio, importanti aziende anche che hanno dei marchi noti a livello nazionale. E poi nel 2007 vengo chiamato dai due fondatori di NVG SPA ad entrare nell'ambito proprio di un settore totalmente diverso, che era il fotovoltaico. Quindi già, come dire, non si chiamava green economy, ma era già la green economy, era l'embrione della green economy. Quindi dal conto energia a una grande crescita di questa azienda in questo ambito, che insomma ha battuto diversi record da un punto di vista diciamo numerico di impianti installati a livello nazionale. E nel 2014 lo stesso gruppo, quindi in quel caso anch'io divento fondatore di un nuovo progetto imprenditoriale, nasce NVG Energia, che è una società che aveva, come dire, si era obbligata, a differenza di tutte le altre, da statuto a fornire esclusivamente energia da fonte rinnovabile. Nel 2015, durante un viaggio in India, non che non ne fossi a conoscenza di che cosa fosse l'inquinamento, anche nelle città italiane, soprattutto in alcune zone che conosciamo tutti benissimo della pianura padana, però scopro durante questo viaggio, camminando per le vie di Agra o di Nuova Delhi, che l'inquinamento è in certe zone del mondo a dei livelli veramente altissimi e che richiama per le aziende, richiede alle aziende o comunque alla società civile un impegno che andava oltre l'essere all'interno della green economy. E quindi al ritorno da quel viaggio apro il Sole 24 Ore e scopro che la legge in Italia permette alle società di avere una possibile terza via, che è tra le no profit e le profit, ed era la società Benefit. Da gennaio 2016 l'azienda NVG Energia decide subito e presento ai fondatori Antonio Rainone e Francesco Dantini l'idea di realizzare il percorso di B Corporation, e loro invece di lasciare raddoppiano, chiedono che l'azienda nel proprio statuto sancisca anche questi valori e quindi diventa società Benefit. NVG Energia infatti diventa l'undicesima B Corp in Italia, la sesta società Benefit e la prima B Corp e società Benefit nel settore energia, e di questo penso che ce ne possiamo sicuramente vantare. E quindi incarniamo sostanzialmente tutti quei valori che fanno parte, di cui si parlava anche precedentemente, e per appunto raddoppiare l'anno successivo abbiamo voluto anche per NVG SPA, che è l'azienda che era, diciamo, la capostipite che lavorava nell'ambito del settore fotovoltaico, farla diventare B Corp. E quindi oggi sono qui che rappresento chiaramente due realtà che hanno deciso di affondare le proprie radici in questo percorso e in questo progetto. Grazie mille Massimo, anche qui una storia affascinante che ci porta anche in giro per il mondo, appunto a essere più consapevoli dei problemi ambientali sia su scala locale, come diceva appunto Carlo, sia anche su scala globale. Sentiamo adesso la storia di Andrea. Nel frattempo grazie ancora a entrambi. Grazie Giulia, grazie a chi mi ha anticipato negli interventi e anche all'invito a provare a parlare un po' di noi. Allora, intanto provare a ragionare su una storia personale, io la unisco molto al noi, perché la mia storia personale è molto legata alla mia famiglia, ai miei attuali soci e a un ambiente che ho vissuto con molta intensità. Allora, per provare a raccogliere qualche punto che può essere, spero, utile a ragionamenti che faremo in questa ora insieme e che stiamo facendo durante questa giornata, ho provato a suddividerla un po' in tre ambiti o momenti, questa storia, per estrarre magari qualche punto specifico. I tre momenti sono l'infanzia, la vita professionale e la famiglia.
Per quello che riguarda l'infanzia, ritorno all'infanzia perché ho avuto la fortuna, come probabilmente molti altri negli anni in cui sono nato io, sono nato nel 74, di vivere la crescita di un'azienda, che è l'azienda nella quale oggi lavoro, fatta da persone, da soci, che erano un po' famiglie, un po' soci, un po' amici, e insieme abbiamo, più loro all'inizio che né io, costruito questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo. E io ricordo con gli occhi di un bambino che lavora nel settore, che vedeva lavorare nel settore delle costruzioni, ricostruzioni industriali, vedevo escavatori, camion, e quindi nasce questa passione che ho già sentito dire, ed effettivamente questa passione me la porto molto dentro, ce la portiamo molto dentro. Ma quello che vorrei portarmi in una giornata in cui diciamo di andare avanti e quindi cambiare, però tirarsi dietro qualcosa insomma anche dal passato, una forte sensazione che ci resta è il valore che i punti di riferimento che avevamo in quegli anni ci hanno dato, i nostri ci hanno dato, e che riguardano il valore del lavoro in quanto tale. E se provo a leggerlo con le parole di oggi e lo metto dentro alla consapevolezza che abbiamo di qual è l'impatto che le imprese hanno in quello che fanno, il valore del lavoro assume tutta un'altra dimensione ed è comunque un elemento che vogliamo tenere lì, insomma, non scordarcelo. Dalla vita professionale, dentro la vita professionale ci metto invece tutto quello che riguarda la formazione professionale di una persona, quindi dal percorso scolastico a quello che abbiamo vissuto e ho vissuto dentro e fuori dall'azienda, avendone avuto la possibilità, e qualcuno mi ha dato la possibilità di poterlo fare. Di queste esperienze comunque mi rendo conto che c'è un fattore comune che unisce spesso le scelte che abbiamo fatto e che ho fatto, che sono sempre state guidate in linea di massima dal guardare cosa queste scelte avrebbero portato nel domani, cioè pensare al domani per scegliere oggi. E questa abitudine o attitudine, pratica nel non poter fare diverso che nel ragionare in questi termini, alla fine all'interno di questa organizzazione ha portato alcune pratiche buone, come quella di vedere anche la crescita come un valore che permette alle persone che lavorano con noi di potersi sfidare continuamente con qualcosa di nuovo e anche arrivare a far sì che la crescita professionale sia una crescita anche umana, quindi ampliare le possibilità di affrontare argomenti diversi all'interno della stessa organizzazione. E l'altra cosa molto forte che ha questa abitudine a pensare al domani è che per poter immaginare un domani è necessario mettersi d'accordo su quello che vogliamo del domani. E quindi un approfondimento sul tema dei valori diventa quasi necessario per poter essere tutti d'accordo, se non altro che siamo una società già fatta da 11 soci, quindi siamo in poche persone, quindi già l'unione, la coesione fra i soci ha una base che nasce da questa abitudine su una visione condivisa del futuro. L'ultima, che è quella della famiglia, perché mi rendo conto, forse ora e forse dopo quello che abbiamo passato ancora di più, di quanto l'aspetto familiare sia importante. Io ho la fortuna e mi ritengo veramente una persona fortunata ad avere una moglie che amo tanto e con la quale stiamo costruendo un progetto di vita che ha all'interno del progetto anche la creazione di un ambiente familiare per i nostri 4 bimbi che crescono. E riuscire a dare il giusto peso e valore a queste relazioni o capire quanto è difficile non esserci, che cosa genera la distanza da un nucleo familiare, quanto i punti di riferimento sono stati importanti per me e quanto forse inizio a sperare di poterlo essere io nei loro confronti, e quanto un ambiente sano nel quale poter vivere con la speranza di poter essere sani anche nella vita, proprio in termini di salute, sono tutti elementi che mi e ci danno un occhio diverso verso quello che possiamo fare con la nostra organizzazione. Forse di tutti e tre questo ultimo è quello che ci dà gli stimoli più forti per andare ad agire sugli argomenti che questa organizzazione sta affrontando oggi. Grazie. Grazie mille Andrea, grazie anche per aver condiviso appunto i valori così importanti come appunto anche quello della cura della famiglia e sicuramente l'attenzione per le giovani generazioni, per le nuove generazioni. Il tema è proprio questo, cioè ragionare anche su come questa storia personale poi si riflette all'interno delle storie delle nostre società in qualche modo. Quindi
perché e che cosa ha comportato proprio nella pratica essere B Corp per tutte le nostre realtà. Questo è sicuramente un punto su cui mi piacerebbe condividere una riflessione e soprattutto che vantaggi sia di posizionamento sia anche di rafforzamento comunque di questi valori di cui abbiamo parlato, ma anche economici sono stati poi portati grazie all'essere B Corp. Sicuramente appunto noi ci occupiamo di formazione, education e come Invento Lab abbiamo avuto sicuramente un vantaggio nell'essere B Corp. Prima di tutto nel sapere di non essere soli a fare questa cosa, ma essere all'interno di una rete internazionale di aziende che vuole utilizzare il business come forza positiva. E anche questo non è poco. La community sta crescendo in maniera esponenziale. Chi di voi ha partecipato ai summit italiano di Roma, a quello Portogallo, eccetera, si accorge che adesso i numeri sono cambiati completamente e sta accelerando esponenzialmente il cambiamento. Quindi per noi, dal mio punto di vista proprio personale, mio e del mio team, il tema B Corp ha portato sicuramente il poterci relazionare con aziende che hanno già una stessa visione e quindi che vogliono portare valore nei loro territori, nelle loro comunità, attrarre talenti e fare soprattutto rete. Quindi questo l'abbiamo un po' visto con tutti i nostri progetti, che sono in effetti cresciuti fondamentalmente. Quindi abbiamo avuto un vantaggio sia ovviamente di network, di capitale sociale, anche dal punto di vista delle conoscenze, perché abbiamo imparato a utilizzare meglio degli strumenti proprio per misurare l'impatto, sia anche un vantaggio economico nell'ampliamento del nostro network di clienti, ma direi anche stakeholder, perché con tutte le B Corp, le benefit con cui stiamo lavorando, lavoriamo molto su coprogettazione di percorsi rivolti ai giovani, per proprio far conoscere i valori B Corp all'interno delle comunità. Quindi io quello che vorrei rivolgere proprio come domanda, ripartirei da Carlo, è proprio una domanda di questo genere, quindi cosa ha comportato essere proprio nella pratica B Corp, Carlo, per la tua realtà, per le realtà che conosci, e quali vantaggi quindi di natura, sia sociale, sia ambientale, ma anche economica, non dimentichiamo che abbiamo un pubblico principalmente di imprenditori, ha poi portato l'adottare queste scelte. Grazie. Grazie a te Giulia. Beh, io vorrei innanzitutto mettere sotto la lente di ingrandimento un tema che si diventa B Corp quando si aderisce ovviamente al percorso proposto e in qualche modo si raggiunge la certificazione. Ma lasciami dire, si è B Corp da prima, si è B Corp nella misura in cui, per usare un intercalare forse qui troppo sfruttato, si percepisce l'azienda, l'impresa, il fare impresa, la comunità sotto un certo punto di vista. Perché mai come in questo momento io credo che sia importante rendersi davvero conto che il vantaggio competitivo non è solo fatto dai prodotti e dai servizi di un'azienda che possono essere i migliori del mondo, ma il vantaggio competitivo è fatto da un percepito, è fatto da un ecosistema, è fatto da tutto quell'ambiente che l'azienda riesce, l'impresa e l'imprenditore e la comunità dell'impresa riescono a trasmettere all'esterno. Per trasmettere all'esterno valori devi vivere i valori all'interno. E allora io credo sia importante sottolineare questo aspetto, cioè quanto effettivamente la comunità di un'impresa possa essere alla fine vincente anche a parità di business con altre imprese. Ma quello che sublima il business è innanzitutto il vedere l'impresa in un certo modo, il sentirsi parte in un certo modo. Ed io credo che in queste settimane, in questi mesi, abbiamo capito ancora meglio che cosa voglia dire mettere al centro la persona rispetto specificatamente al valore economico del business. Mettere al centro la persona diventa un vantaggio competitivo. Le imprese che mettono al centro il benessere della persona, sia essa un dipendente, un collaboratore, un socio, siano tutti gli stakeholder, ma financo i clienti, mette al centro il vantaggio vero competitivo dell'impresa. La prima domanda che ci facciamo quando realizziamo i nostri corsi, quando lavoriamo alla produzione dei nostri corsi, è che questi corsi possano rispondere non solo alle esigenze del mercato, ma che possano dare un'idea di futuro, una prospettiva per il futuro ai nostri clienti. Questo è molto importante. Questo deve valere anche all'interno dell'impresa, anche per i nostri collaboratori, il sapere che ciò che fanno, l'impegno quotidiano, non ha fine solo a se stesso all'interno della dimensione aziendale e a fine mese, diciamo così, nel risultato del lavoro che è uno stipendio. Tutti i nostri collaboratori sanno che attraverso il loro impegno riescono e riusciranno a regalare una formazione, a regalare un patrimonio di conoscenza a un'altra persona che fa affidamento su questo patrimonio di conoscenza, magari per rifarsi una vita, per
magari per cambiare lavoro, magari per crescere in competenze e in capacità competitiva anche sul mercato del lavoro. Io credo che questo sia davvero la cosa bella. Non è tanto e solo la qualità del prodotto che diamo, ma il futuro che questo prodotto può avere nella ricaduta sulla persona e per la persona alla quale andiamo a dare questo prodotto. E allora io penso che partendo davvero da questo principio ti rendi conto come essere B Corp non sia una questione, diciamo, di giustizia, che sia una cosa giusta, ma sia una questione, come ho detto prima, addirittura di vantaggio economico, perché tu in questo modo crei maggior valore, perché in una realtà dove c'è benessere, proprio nel termine dell'accezione semantica, stare bene, in questa realtà dove le persone stanno bene, aumenta la produttività, aumenta la capacità anche di incidere con le proprie risorse, con i propri servizi, i propri prodotti verso l'esterno. E allora io penso che tutto questo rappresenti la vera forza della B Corp, dell'essere B Corp. Ma se a monte non hai questi valori, è inutile, permettimi di dire, fare un percorso per farsi certificare. Perché poi quanto stai facendo deve essere in qualche modo intrinseco e deve essere parte fondante della società alla quale in qualche modo fai riferimento. Grazie mille Carlo, mi sembrano proprio delle riflessioni importanti, anche perché forse c'è anche un po' il mito da sfatare che lavorare bene non vuol dire per forza soffrire, ma vuol dire anche stare bene all'interno della propria azienda, della propria realtà. Allora darei adesso la parola appunto a Massimo, se la domanda è sempre la stessa, quindi come proprio ti ha portato vantaggio, se ne ha portato il fatto di essere B Corp, il modello B. Allora, come dicevo, come NWG Energia ci siamo impegnati da statuto a fornire energia 100% rinnovabile, quindi forse se facessimo un mero calcolo ragionieristico di profitti e perdite, questo impegno sul nostro bilancio avrebbe un segno negativo. Si tratterebbe di capire forse qual è il numero dopo il segno negativo da inserire, forse è un calcolo che dovremmo fare dopo 6 anni di storia. Però ecco, io ho 2 numeri che penso che abbiano un valore molto più importante. Uno è 1.827.000 sono i chili di CO2 evitata all'ambiente. In questi anni, grazie agli impianti 17.000 che abbiamo realizzato e ai 100.000 clienti che oggi sono con noi, che hanno forse fatto una scelta di coraggio, perché all'inizio per boicottare l'energia rinnovabile addirittura si diceva che ti si sarebbe spenta la luce di notte, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo dovuto combattere diversi luoghi comuni. E poi, niente, l'altro numero, secondo noi, importante, che nasce da una collaborazione che è nata subito all'inizio, è 200.000, che sono i bambini che attraverso l'associazione ANTER, che è l'Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, sono stati educati da dei cartoni animati creati da NWG Energia, ideati da NWG Energia, creati da ANTER, ai quali i nostri energy broker si sono presentati come padri, madri, come insegnanti nelle aule delle scuole elementari e medie e hanno fatto una vera e propria lezione di sostenibilità a 200.000 bambini in questi anni. Quindi questo è sicuramente un valore che nessuno ci toglierà. Magari non saremo l'azienda più performante, ma sicuramente, come dire, non abbiamo tradito i valori che erano già all'interno dell'azienda prima che fosse certificata B Corp e che poi, come dire, sono stati rafforzati da questo periodo. Quindi in questo senso sicuramente si può parlare di una consapevolezza e una reputazione del brand sicuramente positiva. Lato profitto e perdite, forse qualcosina potremmo recriminare, ma non era questo il nostro intento. La lungimiranza ci porta a pensare che siamo sulla strada giusta e che avremo tutto il tempo di recuperare.
Grazie mille Massimo, vedo che ancora una volta ritornano i temi proprio di education e di impatto verso le giovani generazioni e sicuramente poi approfondiremo insieme e ragioneremo proprio sul fatto se effettivamente queste scelte poi nel lungo periodo possano premiare anche poi economicamente, soprattutto dovuto a quel tema di questa crisi che stiamo ancora vivendo. Adesso però darei la parola ad Andrea rispetto proprio a questa tematica. Grazie nel frattempo. Grazie ancora. Allora, sì, diciamo che i vantaggi economici dell'essere Green Corp li vedremo, nel senso che noi siamo certificati da Green Corp da qualche giorno, quindi qualche giorno in realtà no, qualche mese, quindi non abbiamo ancora, non so neanche se mai riusciremo a determinarlo, insomma, detta come si deve dire. In realtà mi allaccio un po' a quello che ci stiamo dicendo, cioè. Credo che al di là della certificazione o meno sia un po' la questione del modello applicato che possa in qualche maniera dare degli elementi di vantaggio probabilmente sul lungo periodo, almeno noi abbiamo la convinzione che questo avvenga. Ma perché lo diciamo? Perché forse è abbastanza generalizzato come discorso, ma nel nostro settore probabilmente lo avvertiamo come un elemento determinante, cioè nel momento in cui noi veniamo scelti dai nostri clienti o dei fornitori, stando sul cliente, che sono gruppi industriali che ci affidano la realizzazione fisica dei loro piani industriali, quindi realizziamo per loro stabilimenti che consentono loro di svolgere quello che ritengono opportuno fare. È proprio la parola affidamento che ha generato la necessità di approfondire meglio questo argomento. Cioè la parola fiducia è una parola articolata e complessa da andare a schematizzare e a mettere all'interno di un sistema aziendale. Noi ci abbiamo un po' provato in questi anni e direi che forse siamo arrivati alla conclusione di provare a schematizzarla secondo tre direttrici. La direttrice dell'empatia, quindi tre dimensioni, no? Quasi formare un triangolo all'interno della quale provare a disegnare questo concetto di fiducia abbastanza articolato. Quindi l'empatia, la logica e l'autenticità, tre punti che, se ben curati e gestiti, forse accrescono la fiducia, che per noi è l'elemento che fa nascere la scelta. Se provo a immaginare quindi i valori di cui e gli approcci di cui stiamo parlando in giornate come queste su questi tre ambiti, forse riesco a capire qual è l'impatto che su un'organizzazione come questa e sul suo posizionamento sul mercato può avere un determinato tipo di impatto, perché l'empatia è insita in questi modelli, cioè la capacità di poter percepire, ascoltare, mettersi in sintonia con gli altri che ti circondano e che compongono l'organizzazione stessa è un elemento, un pilastro fondante delle scelte che tutti noi stiamo provando a fare. Per quello che riguarda la logica, anche qui se provo a suddividerla, ad esempio, in alcuni elementi concreti, la suddivisione fra i fatti e le opinioni, per dire che sono un elemento all'interno dell'organizzazione che avviene di frequente, un riuscire a elevare il livello del confronto e dotarsi di strumenti che rafforzano la logica, come ad esempio la misurazione. Il tema della misurazione degli impatti è un tema che va sulla logica e sulla possibilità di dimostrare credibilità anche attraverso la misurazione. L'altro elemento, che è quello invece più scivoloso, che è quello dell'autenticità, è in realtà l'elemento che forse oggi ci sta dando più stimoli. Perché l'autenticità, ad esempio, la si raggiunge anche attraverso la credibilità, quindi essere capaci di essere coerenti con quello che si dice di fare. E qui il bello è riuscire ad essere coerenti prima di tutto come persone e poi come organizzazione di persone, e alla lunga probabilmente i frutti si vedranno. Quindi il modello sostanzialmente lavora su queste tre dimensioni e probabilmente ci dà la possibilità di posizionarci laddove vogliamo noi, cioè riuscire a tessere rapporti di fiducia con chi lavora con noi, insieme a noi e con le aziende per le quali lavoriamo. Quindi in realtà è parte del nostro lavoro. Forse se non avessimo questo modello, non so se saremmo qui. Questa è un po' la sintesi. Grazie mille Andrea. Sì, infatti tutti voi partite comunque da
un background, diciamo, aziendale in cui vi sentivate già B Corp, l'avete solo scoperto e avete scoperto un punteggio e vi ha potuto dare uno strumento sistemico, come diceva proprio anche Andrea, di misurazione degli impatti, perché finché uno non si misura e non si cimenta non riesce nemmeno a capire effettivamente come può migliorare, quindi questa come prima base. Adesso quello su cui volevo, il tema su cui volevo portare un po' la riflessione era proprio il tema legato al futuro, agli scenari rispetto al futuro, nel senso che è comunque arrivata una crisi, se ne preannunciano anche altre, soprattutto oltre a quella legata appunto alla pandemia, ci sono le crisi legate al cambiamento climatico, che sembrano essere ben più gravi, però sicuramente la pandemia e il Covid lasciano e lasceranno una società che sarà più complicata in qualche modo. Ci sono degli scenari che si prospettano di recessione per alcuni settori, quindi delle proiezioni che non sono così incoraggianti. E quello che vi volevo dire era proprio se in particolare ci sono delle sfide che avete superato e affrontato in questa crisi, in cui proprio essere leader B Corp, Benefit, inteso proprio come forma mentis, vi ha aiutato in qualche modo. E quindi, visto che questo vuole essere anche un luogo di confronto tra imprenditori rispetto a questa tematica, capire se essere B Corp, questi tipi di valori, perché stiamo parlando proprio di valori, possono essere un po' una bussola in tempo di crisi. Quindi possono per noi costituire un modo per tenere comunque il timone e andare avanti con i nostri team, le nostre persone, eccetera, in un modo che sia sostenibile per l'azienda e per tutti quelli che vi lavorano. Quindi questa è un po' la domanda che volevo porvi. Sicuramente fronte nostro il fatto di proprio lavorare su education e sull'implementazione dell'Agenda 2030 e il lavoro coi territori ci ha permesso in qualche modo di rimanere ancorati a dei bisogni che sono emersi in maniera ancora più netta. Sappiamo che tra gli SDGs, in particolare come dal rapporto ASVIS, quello della quality education è quello che sarà più a rischio, perché vediamo che con la didattica a distanza comunque si sono sicuramente sviluppate innovazioni, ma se il rischio anche di ampliare maggiore divario tra ragazzi provenienti da famiglie più o meno abbienti, tra, pensiamo al tema del digital divide, al tema dello spazio, avere una casa, un luogo dove potersi concentrare in maniera tranquilla per studiare, il tema dell'accessibilità ai device, il tema dell'accessibilità alla connessione e anche il tema dell'accessibilità ai contenuti. Durante questa crisi noi abbiamo proposto i nostri corsi B Corp School, B Circular, su questi valori in una partnership con il Ministero dell'Istruzione a livello nazionale e abbiamo visto un bisogno da parte dei docenti e degli studenti rispetto a queste tematiche e abbiamo registrato anche interesse da parte delle aziende nel volersi posizionare o diffondere maggiormente o aiutare per la diffusione di queste tematiche. Quindi comunque per il nostro settore, diciamo, peculiare, questa crisi ha aperto anche uno scenario di costruzione di una nuova normalità dal punto proprio di vista educativo. Il tema che volevo proprio aprire con voi è anche, cioè voi rispetto alle vostre realtà, come avete vissuto questa tematica. Quindi ripartirei da Carlo e facciamo il giro. Grazie Giulia. Sì, guarda, nelle tue parole trovo quello che in qualche modo abbiamo vissuto anche noi. Io avevo molta paura e molta preoccupazione all'inizio della crisi che potesse crearsi una sorta di scollamento, di difficoltà di comunicazione. Invece, proprio grazie a quella forza dell'essere attenti alle persone, ai valori, alla comunità che evidentemente tutti noi siamo stati in grado di costruire, ebbene, questo mi ha fatto rendere conto in pochi mesi non solo di quanto è forte il legame all'interno dell'azienda tra le persone, ma di come siamo stati capaci a restare connessi e a creare una forte comunità. Quella che io amo chiamare l'impresa diffusa, cioè l'impresa che esiste laddove esiste una persona che lavora nell'impresa, che opera nell'impresa, che è l'impresa. E allora, a differenza dell'avere un luogo fisico dove ci si trova, che noi chiamiamo impresa, l'impresa è laddove c'è una persona che fa parte di questa comunità. E allora per me è stato molto facile trovare questa espressione di impresa diffusa, che è la presenza del nostro gruppo, di quello che siamo, della nostra capacità di essere comunità, della nostra capacità di saper anche condividere momenti difficili. E abbiamo passato alcuni mesi dove ogni settimana organizzavamo con i vari team dei webinar che non erano solo incontri per metterci in qualche modo fare un assestamento sul lavoro,
ma dove abbiamo avuto modo di scambiare anche le esperienze, di parlarci dei nostri momenti di difficoltà, di metterla, se vuoi, anche delle volte in ridere, quando da ridere c'era veramente poco, anzi nulla, ma con quella capacità e voglia di trovare il bello e il giusto e l'etico anche in un momento così difficile nel quale è facile farsi prendere dallo sconforto. Quindi io credo che questo sia stato in qualche maniera il portato più forte di questi mesi. Ci abbiamo capito che nella difficoltà si è ancor più cementata e rafforzata la forza del nostro essere impresa. E abbiamo capito come l'impresa, i valori dell'impresa, siano presenti anche presso l'abitazione di ognuno di noi che si è trovato in qualche modo in smart working, poi termine molto, molto lascio, ma sul quale bisognerebbe fare una sessione a parte, e in questi momenti abbiamo saputo reagire ed essere ancora più impresa di quando siamo presenti sul posto di lavoro. Parallelamente a ciò c'è l'aspetto che si declina verso l'esterno. Facendo formazione, formazione a distanza, formazione innovativa, devo dire che ci siamo accorti come questo nostro lavoro in qualche modo sia una mission. La mission per portare competenze, portare formazione, portare conoscenza, come dicevo prima in una risposta precedente, portarla all'esterno, alle persone che in qualche modo oggi sempre più si affidano alla formazione a distanza, che è un elemento estremamente democratico di diffondere la conoscenza. Chiaro, c'è il problema del digital divide, c'è il problema di essere in qualche modo in grado, e nel nostro paese sappiamo quanto è difficile, di avere almeno la connessione per poter poi vivere l'esperienza formativa, ed è su tutto ciò che noi dovremo impegnarci. Però è assolutamente vero, così come abbiamo rappresentato in un video emozionale che abbiamo realizzato come gruppo proprio nei mesi della pandemia, è assolutamente vero che oggi ciò che è capitato ti mette di fronte alla possibilità di crearti nuovi percorsi e quindi ti puoi impegnare formandoti. Oggi è il momento di formarsi, è il momento di rimettersi in discussione, è il momento di approfondire la conoscenza, perché il mondo di domani, i mercati del lavoro di domani richiederanno sempre più competenze, perché siamo passati da quella che io definisco l'epoca del titolo all'epoca della competenza. Il titolo è una fotografia, il titolo di studio, la competenza invece è un film, è qualcosa che ogni giorno devi fare di nuovo e devi creare. Per cui io credo che davvero in queste poche parole sia insito il ciò che di buono questi mesi così difficili hanno potuto portare alle nostre imprese e alle nostre comunità. Grazie mille, Carlo. Mi trovo perfettamente in linea, essendo appunto in un settore, lo stesso settore, più appunto fronte formazione a livello delle scuole, università, eccetera. Mi trovo perfettamente in linea col fatto proprio di dare degli strumenti, delle competenze per agire. Sentirei adesso Massimo. Sì, allora, quello che abbiamo vissuto è stato, diciamo, una prima settimana di marzo, post-Covid, di riflessione. Poi abbiamo cominciato ad agire, abbiamo iniziato a dotare tutti i nostri collaboratori, sia interni che la nostra rete commerciale di oltre 500 specialisti di prodotto, di tutte le tecnologie necessarie per poter svolgere e continuare a svolgere la loro attività. E vi assicuro che magari proporre un impianto fotovoltaico online non era, diciamo, una sfida semplice, soprattutto volendo ottenere un risultato positivo. Ma è stata una sfida che è stata vinta, e quindi tutti i contenuti formativi, tutti i contenuti di vendita sono andati online durante il mese di marzo, e ha fatto sì che nel mese di aprile, paradossalmente uniti nella difficoltà, abbiamo stabilito un record di vendite, che quindi ci inorgoglisce assolutamente, e come momento di unione abbiamo deciso pochi giorni prima della Pasqua di fare una donazione, facendo arrivare a tutti i dipendenti oltre 700 colombe della
Associazione Nazionale Tumori, a casa di ognuno, una sorpresa, e praticamente abbiamo poi, attraverso gli Zoom che si sono succeduti, abbiamo scoperto che un gesto così ha creato una emozione e un legame ancora più forte al progetto aziendale. Post-Covid per noi si è presentata una sfida che è stata quella legata al decreto rilancio, che ci ha posto di fronte a un bivio, che era un'opportunità oppure una rinuncia. Quindi entrare o non entrare nel settore dell'efficientamento energetico, e abbiamo deciso di correre questa sfida, e in un mese e mezzo abbiamo lanciato una nuova soluzione, un sistema ibrido integrato al nostro impianto fotovoltaico per il riscaldamento, che abbiamo lanciato la scorsa settimana e che pensiamo possa andare nella direzione di dare alle famiglie che appunto in questo momento cercano anche un maggiore comfort, una maggiore abitabilità delle proprie abitazioni, la possibilità di migliorare i consumi energetici, riducendo l'impatto del consumo di energia e di gas, e migliorando anche la classe energetica delle loro abitazioni. E quindi questa è la nostra prossima sfida, e pensiamo che grazie a questa sfida potremo ampliare anche i posti di lavoro e dare maggiore opportunità a tante persone che oggi guardano la green economy come un settore trainante dell'economia, e che può essere, anche secondo i dettami del governo, il settore che può fare la differenza da oggi in avanti. Grazie mille Massimo, avete dato veramente dei contributi positivi finora e di ispirazione. Sentiamo anche Andrea, che storia ha da raccontarci rispetto a questa tematica. È una storia, la nostra è una storia complicata, quella che abbiamo vissuto nel momento di crisi. È una storia complicata perché, detta come si deve dire, noi siamo alle prese in realtà con il provare a riprenderci. Noi abbiamo avuto un impatto molto molto pesante da noi. Purtroppo per noi eravamo al lavoro in un cantiere di Lodi, quando nei giorni in cui si stava diffondendo il virus, e senza saperlo, perché erano ancora giorni in cui l'attenzione non era, non si sapeva ancora nulla, lo abbiamo portato in azienda, quindi ci siamo trovati in una situazione molto molto complicata. Complicata, che ci ha portato a chiudere l'azienda dal 26 di febbraio per riaprirla a maggio, ci ha portato ad avere molti contagi, ci sta ancora mettendo di fronte alla perdita dei nostri soci, oltretutto mio zio, fratello di mio papà, che non è riuscito a superare la malattia. Abbiamo altri che portano ancora i segni di questa malattia, che nei primi giorni, credo ci ricordiamo tutti, insomma, quali erano gli effetti che vedevamo sulle persone. Quindi in realtà noi siamo in una fase di decantazione di quanto è avvenuto. Non abbiamo la lucidità per capire che cosa accadrà. Adesso c'è un insieme di sensazioni, di sentimenti che passano un po' dalla rabbia alla voglia di invece di ripartire con tanta forza, e c'è comunque la convinzione che non può essere che un prezzo così, così alto che abbiamo pagato sia da non trasformare in qualcosa di assolutamente, assolutamente positivo. Quindi se devo pensare a come avremmo reagito, a differenza di quanto è avvenuto, se non avessimo lavorato per tempo su alcuni e non avessimo avuto un certo approccio, prima di tutto a noi stessi come organizzazione, no? È stato un momento in cui forse abbiamo raggiunto il picco dell'unione, nonostante fossimo molto lontani tra di noi, perché non ci si poteva incontrare, al punto tale che, passato quel picco, adesso è il momento di ricostruire legami, perché quando c'è un picco emozionale così forte è tutto un po' da reinventare. Ma dico, se non avessimo lavorato così tanto su di noi, non so come ci saremmo ripresentati alla riapertura. Quindi sono certo che abbiamo provato a fare del nostro meglio, avremmo fatto tutto giusto, abbiamo provato a gestire una situazione veramente emergenziale molto,
molto pesante. Però siamo anche altrettanto convinti, insomma, che se non è questa l'occasione per provare a ripensare i tre pilastri su cui lavoriamo, le persone, la mente e la tecnologia in un modo diverso, non so quale altra occasione potremmo aspettare. Cioè, quelle immagini delle città che si svuotano e che la natura in poche ore ci ha dato prova di riprendersi sui spazi alla velocità della luce, ci ha anche dato, secondo me, la sensazione che il mondo va avanti forse anche senza di noi, se non siamo bravi a costruire una condizione per cui ci sia la gioia di vivere su questo pianeta e lo si possa fare in una sensazione di armonia e di unione un po' più consapevole. Ecco, quindi in realtà la sfumatura e il profumo che resta di quel giorno è una voglia di trasformarlo in un impegno ancora più determinato a far sì che davvero si possa fare qualcosa di buono all'interno di questo nostro mondo. Grazie Andrea, grazie per le tue parole. E sì, quindi anche in uno scenario difficile forse questi valori sono quelli che poi ci permettono in qualche modo di progredire, andare avanti, avere in qualche modo un riferimento, una stella polare per mantenere la rotta. E il tema è proprio questo anche, come possiamo noi, che in qualche modo abbiamo visto un'adesione sia personale sia aziendale a questi valori, fare in modo di diffonderli sempre di più sui nostri territori, eccetera. A me piaceva portare anche l'esempio un po' di sistema B, quindi in America Latina, il fatto di avere un ecosistema che comprende le aziende, ma proprio nella loro vera accezione di business as a force for good. Così le aziende, insieme alle associazioni, insieme al governo, insieme alle istituzioni legate alla formazione, tutti insieme per creare in qualche modo e scalare l'impatto. Quindi avevamo fatto appunto una riflessione rispetto appunto a come poter tradurre questo impatto positivo che abbiamo a livello individuale, aziendale, eccetera, in un'onda positiva che in qualche modo dia dei valori anche proprio in risposta a questa società. Quindi mi piaceva proprio chiedervi anche nelle vostre organizzazioni, partendo da Carlo, che appunto è anche parte di Confindustria, vicepresidente di Confindustria, come appunto può pensare anche come auspicio per il futuro di far scalare questo impatto all'interno della propria organizzazione. Grazie. Sì, grazie, faccio volentieri cenno al tema Confindustria. Confindustria, come immagino molti sappiano, rappresenta circa 150.000 imprese associate, la più grande realtà italiana e la seconda a livello europeo come dimensione. Rappresenta appunto imprese private e anche alcune imprese in Italia, imprese partecipate pubbliche. Beh, Confindustria ha un dovere e io cerco di interpretare questo dovere perché credo fermamente da imprenditore, ciò che ho detto prima, e quindi non ho difficoltà a portarlo nella mia attività di rappresentanza, ha il dovere di creare una contaminazione su questi, ovviamente, questi percorsi. Quindi io sto lavorando nella mia presidenza, io sono presidente nazionale di piccola industria, che rappresenta quindi il 90% delle imprese associate al sistema confindustriale, vicepresidente di Confindustria. Io credo che questo sia la mia prima mission, mia prima vera mission nell'interesse delle imprese, cioè lavorare sui tre pilastri che io chiamo della cultura d'impresa, del ruolo sociale dell'imprenditore e della crescita. La crescita in qualche modo è prodromica a tutto il resto, nel senso che un'impresa se non cresce e non crea valore, anche economico ovviamente, perché anche qui riprendo la tua battuta di prima, non vorrei che sembrasse che poi parliamo solamente di situazioni solidaristiche, di un mondo tutto bello fatto di nuvolette, c'è ahimè doverosamente anche piacevolmente l'elemento economico. Ebbene, un'azienda che non produce, che non cresce, non produce valore, non può neppure distribuirlo. Quindi bisogna essere ben chiari su questo aspetto. Ma è ovvio che per creare valore bisogna avere dei percorsi virtuosi e positivi, perché c'è modo e modo di creare valore. Quindi la cultura d'impresa, che vuol dire la capacità per l'imprenditore ogni giorno intanto di formarsi, di acquisire competenze, ma di lavorare sulla formazione, sulle risorse umane, perché noi come imprenditori abbiamo innanzitutto il dovere di far crescere culturalmente, come competenze, come capacità formativa, i nostri collaboratori. E poi in breve c'è tutto il tema che dicevo del ruolo sociale, responsabilità sociale dell'imprenditore.
che si declina nei paradigmi della sostenibilità, la sostenibilità economica, della quale ho parlato poc'anzi, ma la sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale. Sostenibilità ambientale, che ovviamente è fatta del rispetto dell'ambiente, ma anche di tutte le attività, come il tema dell'economia circolare, la resilienza, la messa in sicurezza in qualche modo dei nostri stabilimenti e dei territori, il rispetto ambientale in un paese fragile come l'Italia, che è fondamentale per evitare tutto ciò che spesso colpisce i nostri territori, le nostre imprese, le nostre comunità. Ma poi non dimentichiamo anche la sostenibilità sociale attraverso il welfare, l'inserimento del welfare aziendale, il welfare attraverso percorsi virtuosi all'interno delle nostre imprese. Tutti questi paradigmi di sostenibilità creano gli ecosistemi, creano le aziende che nel benessere, a cui facevo riferimento all'inizio, diventano competitive. Io credo che ci sia tanto lavoro da fare in tal senso e in prima persona mi sto impegnando in questa direzione. Grazie mille Carlo e complimenti per tutto quello che stai facendo. Adesso sentiamo Massimo. Sì, allora sicuramente concordo con la frase di apertura, perché un'azienda che non è inutile, diciamo che è inutile, nel senso che non può ambire a creare soltanto un benessere per le persone che ci stanno intorno, se poi non ha una capacità di sopravvivenza alle dinamiche di mercato e al contesto competitivo. Quindi sicuramente produrre della ricchezza che poi è nella redistribuzione e nei progetti che sostiene che chiaramente può fare la differenza, così come l'abbiamo fatta con Hunter, come dicevamo prima, o con altri progetti che abbiamo fatto in collaborazione con AMREF nel sostegno alle vaccinazioni nelle popolazioni dell'Africa più disagiate. Quello che a me piace sottolineare in questo momento qui invece era il concetto della comunità green, community green, che si è creata con i nostri, spontaneamente con i nostri energy broker, che secondo me sono dei veri e propri eroi del green, perché comunque nel loro tempo libero si prestano a appunto diventare educatori e ambasciatori senza alcuno scopo di lucro, senza neanche poter citare il nome dell'azienda, perché di fronte a loro ci sono degli studenti delle scuole elementari e delle scuole medie che magari torneranno all'interno delle loro famiglie e veicoleranno i messaggi di sostenibilità, di come funziona un impianto idroelettrico, di come si può produrre energia geotermica o come funziona un impianto fotovoltaico. E abbiamo allargato questi temi anche al concetto dell'inquinamento indoor e outdoor attraverso il sostegno di una ricerca in collaborazione con l'Università di Cassino, che misura sui bambini, su un campione di 3 realtà in Italia, centro, nord e sud, l'esposizione alle polveri sottili PM10 e PM2,5. E questo è comunque sia una ricerca che ha anche un costo non indifferente da un punto di vista economico, ma che penso che, essendo la prima e unica in Italia, possa restituire un valore per la comunità che va sicuramente al di là dei nostri pensieri legati all'impatto economico. E quindi niente, comunità green, e per far fronte a questo impegno l'azienda si trova a affrontare progetti sempre nuovi, come questo del finanziamento della ricerca, e siamo molto soddisfatti del percorso che stiamo facendo, perché portiamo conoscenza e questa conoscenza in questo momento nel nostro paese pensiamo che sia fondamentale. Grazie mille Massimo. Faccio allora, do l'ultima battuta ad Andrea, perché poi 15:35 inizia la plenaria, quindi abbiamo anche una domanda. Sì. Guarda, noi provo a toccare un paio di punti, nel senso che rispetto al fare sistema ci sentiamo molto coinvolti, perché da un certo punto di vista noi costruiamo, quindi se lo porto avanti e costruire, sì, costruiamo qualcosa di nuovo, di massimo, o che viene da qualcosa che prima non c'era e
che viene riqualificato. Quindi costruiamo pezzi continuamente del nuovo mondo che ci sarà domani, no? L'altra parte che è molto attiva, con una grossa concentrazione sulla parte ambientale, sul recupero di materia, che sempre di più si appoggia sulla parte costruzioni, ci mettono al centro, ma non tanto noi, ci mettono al centro il nostro settore di un movimento che, se potesse cogliere i ragionamenti che stiamo facendo oggi, farebbe molto presto a cambiare gli equilibri che vediamo davanti a noi nel mondo che ci aspetta. Effettivamente la filiera delle costruzioni può cogliere una sfida molto molto importante, e sono convinto che bisogna iniziare a muoversi un po' alla volta, uno alla volta, e sarà sufficiente vedere come cambierà l'approccio che le imprese che avranno questo tipo come cambieranno i risultati, quali saranno i risultati che le aziende che hanno questo tipo di approccio riescono ad ottenere. Probabilmente riusciranno a tirarsi dietro anche altri soggetti che, se partono dal presupposto che il mondo che dobbiamo costruire è un bene comune, non possono far altro che mettersi insieme e provare a fare qualcosa di buono. Certo. Questo, portato in un caso concreto, ad esempio, porta a fare anche dei ragionamenti che magari non sono banali, ma la capacità di far sistema fra le istituzioni, le imprese, le comunità, ad esempio, può generare delle cose molto molto positive, anche concrete, che vadano ad entrambi, no? I filoni che noi vogliamo perseguire, che è quello dell'economicità e quello della sostenibilità. La nostra esperienza, ad esempio, nei territori che sono stati coinvolti dal sisma nel centro Italia, e noi operiamo in quei territori dal 2016, ad esempio, ci ha posto davanti a uno scenario veramente molto molto impegnativo. Noi siamo stati incaricati di gestire buona parte delle macerie provocate dai terremoti, e alla fine della nostra esperienza, lavorando insomma in accordo con la Regione Lazio, che è stata splendida, incredibilmente collaborativa, insieme ad ANAS, che faccio nomi che magari qualcuno dice ma come, invece si può metterli tutti al tavolo e trovare delle soluzioni. Abbiamo gestito circa 2 milioni di tonnellate di materiale che venivano dalle demolizioni, e con queste 2 milioni di tonnellate, anziché seguire la filosofia tradizionale del trasporto in discarica, peraltro lì manco c'era, quindi si trattava di andare a Roma e chilometri e chilometri di distanza, ci ha permesso di utilizzare tutto il materiale lì, mettendo al lavoro quasi 90 persone che per quasi 2 anni hanno lavorato attorno a questi filoni di recupero di materia, e mi riallaccio poi ai ragionamenti che ho sentito, li hanno portati a casa queste consapevolezze. Certo. È diventato un bagaglio culturale su altri temi, quindi si può. Grazie. Grazie mille Andrea, hai toccato anche un tema che è venuto fuori proprio da una delle domande, cioè il fatto di fare sistema, lavorare insieme, e proprio il tema dell'interdipendenza, che è sicuramente un tema cardine delle B Corp rispetto proprio al fatto di costruire e stabilire anche collaborazione a livello di filiera. Un po' i nostri progetti in qualche modo promuovono questa tipologia di approccio, quindi progetti in cui ci sono impegnati, sono state impegnate insieme varie B Corp. Ci sono 2 domande, però abbiamo solo pochissimi minuti. Una domanda è: in qualità di imprenditori, pensate che il 2021 potrebbe essere un anno in cui investirete nella comunicazione di questi temi attraverso eventi virtuali o fisici? Una battuta, solo sì, no? Sì, assolutamente sì. Sì, la stessa campagna Lock the Change è questo, ed è anche un esempio di interdipendenza, quindi tutte le B Corp che si mettono insieme proprio per promuovere. C'è un'altra domanda, vediamo se ce la facciamo. Un volontario che dia una battuta anche qui di 30 secondi. La sostenibilità è costosa, come pensate vi troverete nel rapporto con i vostri competitor? Chi ha voglia di dare 30 secondi di risposta? Se posso dire, la sostenibilità è un investimento più che costosa, e come tale, come tutto il resto, si investe per averne poi dei ritorni. Quindi al posto di investire in un macchinario piuttosto che in una competenza, si investe anche in sostenibilità per averne un ritorno, ovviamente, come abbiamo detto tutti, non da ultimo economico. La domanda da farsi è: quanto potrebbe costare non investire nella sostenibilità? Corretto. Esatto. Andrea, anche tu una battuta? No, me l'hanno già detto loro. Tutte e due, confermo. Siete stati efficacissimi.
siamo nei tempi perché appunto tra un minuto inizia la plenaria, quindi ringrazio tutti i partecipanti per essere stati qui fino alla fine, di aver ascoltato con così tanta attenzione, aver fatto le domande. Grazie a voi per aver condiviso quest'ora insieme a me e aver portato i vostri preziosissimi punti di vista. Grazie. Grazie, grazie a te, grazie a tutti gli intervenuti. Grazie. Grazie, a presto.